l'abbiamo già detto, la parola del futuro è ibrido, sicuramente. Ibrido significa disporre di una piattaforma in grado di offrire una base solida per ambienti bare metal virtuali, cloud privati e pubblici, fino all'edge computing, che consente di sfruttare al meglio le funzionalità imprescindibili come velocità, agilità e portabilità. Quindi, una base di informazioni che risiedono on-premises e tutte le attività di business sul cloud. L'edge computing vuol dire la portabilità della mia intelligenza nelle sedi remote, quindi avere un piccolo cervello intelligente come quello centrale distribuito sul territorio, dove il territorio è il mondo, non è per forza la mia nazione e basta. Open, l'abbiamo già detto, no? Perché è come gestire il cambiamento senza costose ristrutturazioni. L'open source è un prodotto economico, è un prodotto flessibile, fluido, che ti consente di fare piccoli cambiamenti in minuti rispetto ai prodotti enterprise tradizionali. Quindi l'open source e l'ibrido si adattano rapidamente alle nuove esigenze di business che possono cambiare di ora in ora. Ripeto, provate a pensare alla pandemia, quando i siti dei supermercati sono esplosi da un momento all'altro e non si poteva più prenotare. La parola che io credo sia più azzeccata sia cloud experience. Cloud experience perché il cloud, l'adozione del cloud è di fatto un'esperienza che le aziende vivono. Non basta avere un'infrastruttura di virtualizzazione, ma serve assolutamente una trasformazione delle aziende per essere in grado di sfruttare appieno quello che è la flessibilità che il cloud fornisce. Cloud experience vuol dire fornire servizi in modo rapido, sviluppare e gestire applicazioni ovunque, essere reattivi ai cambiamenti, tecnologie presenti e futuri, avere un controllo dei processi, trasferire i dati negli ambienti più idonei, sfuggire al cosiddetto vendor lock-in, perché se vado verso una direzione di vendor lock-in perdo poi tutti i vantaggi della flessibilità. Quindi l'experience è un qualcosa che unisce tecnologia, servizio, organizzazione interna all'azienda.